L'offerta formativa dell'Istituto Superiore Don Michele Arena comprende i seguenti indirizzi: manutenzione e assistenza tecnica, servizi per la sanità e l'assistenza sociale, servizi commerciali e odontotecnico. Vi aspettiamo! Sarà il presidente del Consiglio Comunale di Sciacca, Pasquale Montalbano, a stabilire domani la data della prossima seduta consiliare, quella nella quale verrà trattata la mozione di sfiducia che è stata presentata da 10 consiglieri comunali. C'è il centrodestra, come è noto, che chiede una data successiva a quella del 31 gennaio, che è invece la data sulla quale propenderebbe la maggioranza, e quindi il presidente sarà chiamato ad assumere una decisione in proposito. A quanto pare la componente Cusumano ha chiesto una seduta del Consiglio Comunale in una data successiva al 9 febbraio. La data non è un aspetto marginale, perché ad esempio si ha notizia che il consigliere comunale Curreri non potrebbe essere presente per ragioni di lavoro ad una seduta il 31 di gennaio, e quindi questo è già un primo aspetto. Per quanto riguarda i numeri, al momento ci sono 10 consiglieri comunali che hanno presentato, come è noto, la mozione di sfiducia, ma ce ne sono altri che ancora non si sono pronunciati. Il gruppo Cusumano lo farà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Adesso sentiremo il consigliere Ambrogio, che è stranamente abbottonatissimo in questa intervista che ci ha rilasciato. Non si è ancora pronunciato il consigliere comunale e Paolo Mandracchia, che come si ricorderà faceva parte dell'amministrazione Valenti, è stato un protagonista del progetto Valenti e che poi ha lasciato la giunta in occasione del primo azzeramento, e non si è ancora pronunciato il consigliere comunale Curreri del Movimento 5 Stelle. Quindi al momento non si può escludere nulla, e ricordiamo che c'è un consigliere comunale del centrodestra, che è Pasquale Bentivegna, che ha sempre detto, e lo ha ribadito anche nelle scorse ore, che lui è disposto a votare, non è tra i firmatari della mozione, lui è disposto comunque a votarla in consiglio soltanto se il suo sarà il 15° voto sulla mozione di sfiducia. Quindi al momento la situazione è particolarmente incerta. Può accadere tutto in questa seduta del Consiglio Comunale, per la quale bisogna ancora stabilire anche la data di convocazione. E adesso ascoltiamo il consigliere comunale Giuseppe Ambrogio. Consigliere Ambrogio, allora lei voterà o no in consiglio la mozione di sfiducia? Ancora dobbiamo decidere, perché dobbiamo farci la riunione, penso lunedì e martedì, e poi decideremo da farsi. Ma il suo orientamento qual è? Si è parlato anche di questa sua ambizione al consiglio provinciale? Sì, questo è innegabile, io non sono ipocrita, ma io sono in questo momento per mettere la chiesa al centro del villaggio, cioè sistemare le cose. E sistemare le cose allora potrebbe significare anche non votare la mozione di sfiducia? Si è detto nei giorni scorsi insomma di questa sua perplessità. Lei conferma o potrebbe nella prossima seduta di Consiglio Comunale anche votare la sfiducia? Guardi, io dico, siccome sono corretto e sono il capogruppo di una coalizione, è giusto che prima facciamo le riunioni e poi ci esprimiamo tutti.